Benvenuti alla Valle dei Fiori, qui a Mantova, in via Parma 28. Questo è un garden nato 22-23 anni fa per volere di tutta la famiglia Orlandelli. È stato un sogno che è stato realizzato, perciò piano piano abbiamo costruito questo mondo. Perciò qui vedete l'entrata, un parcheggio che è lungo all'infinito e c'è un piccolo bosco anche. E in più in questa Valle dei Fiori lavorano, tra qui e altre aziende dove siamo nati, ci lavorano circa 120 collaboratori. Abbiamo un gruppo che fanno giardini, un gruppo che vanno a fare consulenza, perciò in questo parcheggio che vedete parte tutto, anche il vostro itinerario che andate dentro la Valle dei Fiori, dove potete trovare dalle rose recise, le rose in piante, le perenni, potete trovare le piante grasse, potete trovare tutto quello che è per il vostro giardino, sia roccioso e sia normale, i tappeti erbosi, i vasi di cotto, i vasi in plastica, in resina. E poi è meglio che venite a vedere voi senza che vi spiega troppo. E davanti qui vi vorrei fare vedere, prima di entrare in azienda, abbiamo messo degli esemplari particolari di stagione. Questo è l'angolo nel parcheggio che abbiamo creato quando arrivate, per vedere in un piccolo spazio tutti gli esemplari che ci sono. Questo è un Normandiana, questo è un Costeriana, lì dietro abbiamo una palma con i frutti dell'anno scorso e la fioritura di quest'anno. Poi abbiamo dei gelsomini, abbiamo degli olivi fatti a palla, abbiamo veramente delle rose ad arco, abbiamo i bambù, abbiamo cercato di portare quello che è gli esemplari e quello che non è facile trovare da pochissime altre parti o se non da nessuno. Ecco, questo è un angolo particolare, forse unico se non raro, di una roccia, un pezzo unico che pesa 35 quintali, dove è stato scavato negli anni dall'acqua e dove c'è una pompa che mette acqua e che cade dentro un ruscello naturale proprio fatto di questo. Questo è stato portato dall'alta montagna e messo qui alla Valle dei Fiori con tutte le piante perenni e tutto quello che vedete. Questo invece è un pino che avrà 150 anni, è stato portato e poi tagliato, è un bonsai, diciamo, e questo è veramente un pezzo unico, è una cosa unica da vedere. Qui invece è un altro roccio che abbiamo creato noi, anche questa presa da una cava su nel Veronese, fatto il foro per mettere queste piante. E qui ci sono degli uniprus, c'è un pinus mugur. Ecco, questo è da vedere perché è veramente una cosa unica. Qui vi presentiamo oggi l'entrata che abbiamo preparato per la festa della mamma. Ecco questi grandi cuori che abbiamo fatto in esclusiva per la Valle dei Fiori, e in questo periodo abbiamo anche, oltre a tutte le fioriture, abbiamo anche la mostra, il Garden Show, mostra delle rose, nonché tutta la grande esposizione degli aceri e dei bonsai. Ecco, questo è
l'entrata della Valle dei Fiori, che prosegue per 160 metri, perciò in questo momento vedete alle mie spalle le orchidee speciali, i cuori e poi tutto il resto andiamo a vedere. Questo è il padiglione dei Vasi, come vedete è un padiglione di 70 metri per 10 e ci sono tutti i tipi di vasi, i vasi diciamo quelli materiali moderni, di plastica, di resina o materiali compositi, mentre invece i vasi di cotto sono da un'altra parte che poi andremo a vedere. Qui abbiamo tutti i tipi di vasi, i vasi di plastica, quelli stampati normali per fare la coltivazione delle piante o per mettere nel giardino, abbiamo invece tutti i vasi in resina o materiali compositi che sono quelli che fanno da arredamento per i balconi, per i terrazzi, per tutto questo. Ecco, qui abbiamo poi dei vasi di poco prezzo, abbiamo anche dei vasi che sono veramente eccezionale, abbiamo la lecciussa che è un vaso che costa di più, però è il vaso con tutte le caratteristiche, è la Ferrari dei vasi e quello è quando dovete mettere in casa un prodotto di alta qualità e la pianta che resiste, purtroppo bisogna spendere come tutte le cose e la lecciussa è quello che fa questi vasi. E dagli ultimi due anni abbiamo inserito anche una linea molto bella, molto funzionale, che costa poco ed è un coprivaso, della Vecca, si chiama Living e ha circa 10 colori, uno diverso dell'altro e le misure partono dal vasino, dalla piantina del vaso 10 fino al vaso 40, perciò abbiamo una gamma di prodotti eccezionali che sarà nostro cuore farvi vedere. E lì abbiamo tutti i prezzi interessanti. Questo è un vaso coprivaso, perché quando comprate un vaso lo mettete dentro, così fa da contenitore d'acqua e questo comporta di avere su un mobile bianco, rosso, blu, a tutti i colori di tendenza. Questo è uno dei quelli più venduti alla Valle dei Fiori. Siamo nella zona dove ci sono tutte le sementi del prato, i concimi e tutti i terrici per ogni esigenza, il terriccio per il prato, il terriccio per le azalee rodine acidofile, abbiamo il terriccio per i gerani, abbiamo il terriccio per le piante grasse che occorre un terriccio diverso, abbiamo la corteccia, abbiamo il lapillo, perciò questi sono circa 70-80 tipi di terrici per ogni cultura, per ogni esigenza. Abbiamo dal terriccio da 3 litri fino all'80 litri. Mentre invece il tappeto è erboso, l'erba da seminare, anche lì abbiamo il tappeto da seminare fiorito per chi vuole avere un campo o un prato tutto fiorito, chi lo vuole verde, chi lo vuole con la fogliolina della dicondra o del trifoglio, perciò abbiamo tutti i tipi per tutte le esigenze. Tutto questo la Valle dei Fiori ha un sacco di personale, abbiamo 7-8 persone che sono tutte qualificate per aiutarvi a usare il terriccio giusto per le vostre piante, per dare i semi e anche per la nutrizione e la difesa delle vostre piante. Thank you.
Siamo nell'angolo così da 500 metri quadrati con tutte le piante aromatiche. Diciamo che abbiamo da rosmarino il timo classico, rosmarino prostrato, abbiamo sei tipi di salvie, di cui spicca questa salvia che è salvia ananas. Ananas perché se io schiaccio la foglia sento il profumo dell'ananas. Perciò se voi fate la macedonia e non avete l'ananas, basta tagliare a pezzettini questa foglia e avete superato anche il sapore dell'ananas. Poi abbiamo l'erba cipollina, l'erba aglina, i prezzemoli riccio, il prezzemolo normale, prezzemolo è tutta la serie dei basilici, basilico genovese, il basilico foglia larga, il basilico greco. Abbiamo parlato di tante piante aromatiche, ma diciamo che la moda ogni tanto mette qualche cosa di nuovo. Abbiamo la stevia che è la pianta dolce che si usa per fare qualsiasi dolci e per mettere anche nel caffè quando è secca, ed è la pianta che è 30 volte più dolce dello zucchero. Oltre a questa pianta, che è una pianta per i diabetici, per tutti quelli che non possono usufruire delle cose dolci, la stevia va bene perché si può mangiare. Oltre a questa abbiamo anche l'erba Luisa o la cedrina, che quella serve in agosto, si prende le foglie, si fanno gli infusi e serve poi per quando si ha fatto un pranzo, che serve come digestivo. Le mente abbiamo sette tipi di mente, sette tipi di timo. Le lavande, che la lavanda è una cosa che adesso è di moda. Oltre a avere anche le piante tutte aromatiche, abbiamo anche le essenze della lavanda, abbiamo l'essenza delle rose, abbiamo tutte le essenze delle varie piante che la gente sta cercando. Perciò alla Valle dei Fiori potete trovare, oltre i fiori, le piante, anche tutte le piante aromatiche nel vaso piccolo, medio e grande. Abbiamo anche dei vassoi con sei tipi di piante diverse. Nonché abbiamo anche l'incenso, diciamo che è l'incenso che è quello che si mette in mezzo ai gerani o sulle finestre per tenere lontano le zanzare. Ecco, questo non sappiamo più adesso di che cosa inventare, ma noi cerchiamo sempre di essere all'avanguardia e quando voi sentite qualcosa, qui lo trovate alla Valle dei Fiori, prima che lo sentite noi l'abbiamo già. Siamo nel reparto dell'orto, anche qui abbiamo circa 800 metri quadrati di orto, tutte le piantine che ci sono dell'insalata, radicchio, ci sono una trentina tipi di insalata, una ventina di radicchio, poi abbiamo dei cornetti, le carote, abbiamo 30 tipi di peperoncini piccanti, dal cayenne, all'abanero, rosso, giallo, nero, abbiamo tutti i tipi di peperoncini, abbiamo i finocchi, le carote e abbiamo tutti i pomodori, pomodori quelli innestati e pomodori classici. Abbiamo tutti i pomodori come questo, già col pomodoro, ecco, tutte piante nel vaso che potete mettere anche nel vaso e sono pronte per fruttificare. Ecco qua, questo è l'assortimento più grande che potete trovare alla Valle dei Fiori. Penso che nessuna azienda abbia veramente tutto questo assortimento di piantine da orto, sia quelle classiche che quelle speciali e quelle in estate. Poi abbiamo anche tutta la serie delle verze, dei cavoli, dei broccoli e in fondo a questo padiglione abbiamo tutti i tipi di fragole, dalla fragolina di bosco alla fragola più grosso, la fiala gigante, e aveva anche